Ambrava. Per Erminia, per Arturo, per Susanna, per Antonio di sicuro, per Armando tante pere, per Filippo ancora di più, ma per Ambra neanche un po'. Ambrava cici cocò, ambrava cici cocò, sei salita sul comò, ma non devi far l'amore con il figlio dell'attore, poi l'attore si ammalò. Ambrava, ambravo, ambrava cici cocò, ambrava, 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 ambrava. Verdure con le cipolle cotte come lo faceva Lalla, dalle le zucchine che buone che sono come le faceva Lalla, il cotechino quanto macinato fino fino come lo faceva Lalla, ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai col figlio di Pirulli, si è agganciata e resta lì, ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai col figlio di Pirulli, si è agganciata e resta lì. Gnocchetti alla sarda che faceva Lalla, li so cucinare anch'io. I pomodori secchi che faceva Lalla, li faccio molto meglio io. Fagiolini arrosto condite alla sale, li so fare solamente Lalla. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai col figlio di Pirulli, si è agganciata e resta lì. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai col figlio di Pirulli, si è agganciata e resta lì. Si è agganciata e resta lì. E boh. Buongiorno, sono tutta emozionata. Oggi devo fare questo piatto bellissimo, che è un piatto povero, ma talmente povero che da quanto era povero non lo facevano proprio più. Però io mi ricordo che mia nonna Peppa me lo faceva. Chissà se riesco a farlo. C'ho tutti gli ingredienti, ho già preparato il brodo. Guardate, il brodo già pronto. Guarda che è bello, guarda. Col sedano, la cipolla. Poi ho preparato il sugo è meraviglioso, è una cosa veramente, mamma mia, lo mettiamo già qui vicino. E intanto va usato solo il pane vecchio, vedete, io ho già preparato le fette, il pane vecchio è quello che molte volte avanza perché non ci fa di mangiarlo, perché il medico ci dice non mangi il pane perché la fa ingrassare, e poi per lo zucchero nel sangue. Lo zucchero nel sangue, non ci avrei mai creduto, eppure vai, lo zucchero nel sangue. Allora, intanto io prendo le fette che sono già pronte qui, guardate che cosa bella, guardate, questo è il pane. Allora, vi ho fatto vedere il pane vecchio che va messo così, vedete, il pane vecchio. Siccome sono sola, allora non ce ne vuole molto. Eccolo qua, questo io adesso lo appoggio qua, poi quando prende il brodo già si ammorbidisce un pochettino, e ne mettiamo un altro pezzetto, eccolo qua, è un po' duretto, ma già va bene, eccolo qua. E intanto si prende il brodo piano piano e si mette, senza metterne molto perché sennò poi, guardate, eccolo qua, un po' di brodino. Guardate che cosa bella, aveva ragione nonna Peppa, aveva proprio ragione nonna Peppa quando diceva che sammazzamurra era una cosa molto buona. Eh sì, vedete, adesso questo qui già scende, che cosa buono, c'è un profumo questo brodino, mamma mia, che bel profumino che ha, ma che bel profumino che ha. Ecco qua, questo qui è un brodo di carne molto buono, fatto consumare bene bene. Ecco qua, adesso quel po' di brodo che c'è se lo beve il pane sotto. E questo si chiama Samazzamur. Guarda che cosa bello, se lo sta bevendo, imbriagoni su vai, arrazze vai imbriagoni, se lo beve tutto, guardate che cosa bella, guardate. Oh, guardate che io ho messo il brodo sopra il pane, cosa faccio?
Ciao a tutti, vi vedo che siete lì che mi state guardando. Mi state guardando e mi state mandando tanti cuoricini, tanti cuori, cuori, non lo so fare, ci vai scorso, ci vai, scusatemi. Cuoricini, i pollicini, mi state mandando tante belle cose, quanto vi voglio bene. E allora vi stavo dicendo, bisogna mettere sopra questo sughino che io ho preparato con pomodori a pezzetti, guardate che cosa bella, guarda. Si mette sopra così, guarda. La cosa bella, castiai, ho usato su castiai. Ma razza cosa bella, ma ne facevano le persone antiche, quelle di una volta, ne facevano di cosa? Sammazzamurra. Ma perché l'avevano chiamata Mazzamurra? Forse c'erano in famiglia quelli che giocavano a Sammurra, chi lo sa? Oh, e questo è un piatto povero, vedete? È quasi pronto. Allora, adesso che cosa ci va? Ci va la mozzarella. Guarda, ci va la mozzarella sopra. Guarda che cosa bella la mozzarella, guarda. Ci va la mozzarellina, bellina. La mozzarellina, guarda qua, che cosa bella, guarda. Un altro pezzettino qua, così, e poi un altro ancora un cucchiaino qua, ce ne va così. Bello. Via, lo isantico, su mandi fatiente, de cosa bella, share, isantico, lo mettiamo tutto, questa cosa qua, ecco qua. Poi ci va il tocco finale. Il tocco finale, che cos'era? Ci andava prima un pochettino di formaggio, così, guarda, un po' di formaggio. Pecorino, deve essere esplicitamente pecorino, se no non vale, ricordatevelo. Questa è Sammazza Murredda, Sammazza Murra. Sammazza Murra. Viva la Murra Mazza, la Mazza Murra, la Mazza Murra, la Murra Mazza. E il tocco finale è questo qua. Eccolo qua, un po' di origano che gli dà quel saporino. Mamma mia, che cosa bella! Il forno è già caldo, eh? Il forno è già caldo, cosa che non sapevate voi, perché poi questo va messo nel forno. Eccolo qua. Poi prendo il basilico, lo faccio in 4, in 6 e in 7 e faccio così, un poco qua, un poco là, un poco su e un poco giù. Eccolo qua. Guardate che cosa bella, guardate. Questo va a furriare in moto su un subaullo, in sadumba, ne va a pesare su un motto da sadumba. Cosa bella, che profumino che c'è! Ed è tutto pronto per entrare nel forno. Adesso vado e forno. Siamo pronti per l'infornamento. Siamo attenti, sì? Allora. Perché il calore lo deve squagliare la mozzarella e deve praticamente fare un pochettino incrostare quello che abbiamo fatto. Ed è buonissimo. Ed è veramente buono. Altra cosa non ce n'è. Io ogni tanto adesso. Sì, va molto bene, va bene. Va molto bene. Questo forno l'aveva fatto mio marito prima di morire, ci teneva tanto a questo forno, poverino. Purtroppo se n'è andato. Cosa dicevano gli antichi? Meglio a te che a me. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai col figlio di Pironi, si è avanzata e resta lì, si è agganciata e resta lì. E boh! È quasi pronto, eh? Anzi, è pronto, diciamo che è pronto. Vieni qua tu. Eccolo qua. Eccolo qua. Guardate che cosa bella, guardate qua che cosa meravigliosa, guardate. Che cosa bella. Sammazzamurra. Eh? Ma
Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai, col figlio di Pirodi si è agganciata e resta lì. E boh. Carissimi Urgufan, siamo pronti per mangiare questa mazza Murr, che io non so in italiano che nome possa avere, perché è un piatto sardo, è un piatto antichissimo, vi ripeto, è fatto col brodo, il pane vecchio, il pomodoro, un buon sugo di pomodoro fresco, di quella primavera, poi metterci sopra la mozzarella, il pecorino, poi ci va il basilico. L'origano, ricordatevelo. Buon appetito. Buon appetito. Sento il profumo di una volta. Ricordo tutto, ricordo la mia fanciullezza. Che buono che era e che è. Non buttatelo il pane vecchio. Il pane vecchio fa buon brodo. Buon appetito. È troppo buono. Quanto mi piace. Ne mangio un altro pezzetto davanti a voi. Lo volete assaggiare? Fatevelo. Se ci fosse Lalla se sarebbe vergognata di tutte le cose che ha detto che sa fare e che non sa fare. Ricordatevi sempre un buon bicchiere di tè fatto da me. Salute. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai, col figlio di Pirodi si è agganciata e resta lì, si è agganciata e resta lì. E boh. Ciao Urgufan, grazie, grazie a tutti per lo sguardo e per i saluti che mi fate. Un abbraccio forte, tanti saluti da Pinuccia, che c'ha tutti i pulcini addosso. Ciao, ciao a tutti. Antonio di sicuro, per Armando tante pere, per Filippo ancora di più, ma per Ambra neanche un po'. Ambrava cici cocò, Ambrava cici cocò, sei salita sul comò, ma non devi far l'amore con il figlio dell'attore, poi l'attore si ammalò. Ambrava, bravo. Ambrava cici cocò. Ambrava. Ambrava, ambrava, ambrava. Per Giuliano, per Salome, per Luisa e per Sandra, poche pere per Simone, per il Pippo pere più, ma per Ambra il Gran Totò, ambrava cici cocò. Ambrava cici cocò, sei salita sul comò, ma non devi far l'amore con il figlio dell'attore. Poi l'attore si ammalò. Ambrava, bravo. Ambrava cici cocò. Se la pera cade in terra, vivo il mondo senza guerra. Se nessuno sta guardando, me la prendo e pera mangio. Se la pera cade in vasca, prendo pera e metto in tasca. Ma se cade dentro il po', ambrava cici cocò. Ambrava cici cocò, sei salita sul comò. Ma non devi far l'amore con il figlio dell'attore. Poi l'attore si ammalò. Ambrava, bravo. Ambrava cici cocò.